7, è sempre giovedì. I piatti sono puliti, noi siamo sempre qui. C'è la TV accesa, è un'abitudine. Restare con noi che passa la solitudine. Siamo sempre quelli del Mi Ritorni in Mente Show. Siamo solamente un po' invecchiati. Teniamo compagnia a tutti i belli e brutti. E c'è spazio per imparare un po' qui al Mi Ritorni in Mente Show. Evviva! Buonasera a tutti e tutte! Grazie, grazie. Teatro Il Moscerino, eccoci qua. Eccoli qui, guarda, pochi ma si sentono alla grande. Pochi ma buoni. Allora, pochi ma buoni anche da casa, forse. Sì, dal canale 87, se ci state seguendo, inizia la sesta puntata della quarta stagione del Mi Ritorni in Mente Show. Hai capito? Abbiamo capito benissimo, sì. Ma proprio perché vogliamo iniziare in modo un po' diverso oggi e proprio perché ci hanno chiamato e ci hanno detto: ma perché il vostro show non è qualcosina di più, no? Cioè, sì. Ci vuole un quiz. Un quiz. Ma come un quiz? Un quiz. Tutti i programmi che si rispettino hanno un quiz. Ma che c'entra? Vabbè, facciamo. Ci vuole il quiz. Guarda che il quiz tira su tutto, eh? Tira su tutto. E sì. Quindi noi abbiamo pensato di fare un quiz che sia però un quiz totalmente diverso dagli altri quiz, no? Un quiz, proprio un super quiz, una roba innovativa, mai sentita, mai vista, no? E quindi tu hai pensato, Samuele? Io? Sì, tu. Ah, è una mia idea, sì. Ho pensato un'idea originalissima, nuova, innovativa, no? Perché a me piace sconvolgere e sorprendere un po' tutti, no? E quindi abbiamo pensato a questa cosa qua, no? Sì. Fallo vedere. Un barattolo, ci mettiamo dentro delle robe. Ecco, e facciamo indovinare che cosa c'è dentro, quanto c'è dentro. Quanto c'è dentro? Bello, mi piace. Nuova, no, questa idea. Nuova. No, perché comunque voi direte, vabbè, l'hanno già fatta, forse qualcuno l'ha già fatta. Ma forse. Tutto da verificare questa cosa. Però chi ci ha mai messo eventualmente i chicchi di riso rosso integrale? Ecco la novità. Nessuno, eccola. Con quello che costa. Sì, allora, quanti saranno? Cominciate a dare un'occhiata. Guardate bene, no? Guardate da casa. Guardate. Lo capovolgiamo, vediamo se cambia qualcosa. Rimangono un po', però... Ok, benissimo. Poi anche il lavoro col notaio è stato difficile, del conteggio, esatto. Cioè, voglio dire, c'è tutto un pensiero dietro. C'è tutto un lavoro. Allora, cosa si vince? Attenzione, perché si vince qualcosa di importante, sì. No? Perché ogni quiz ha un premio. Eh beh, certo. E il premio qual è? Si vince un bel soggiorno alle Risaie di Vercelli con tanto di stivaloni. Anzi, una nottata in piena estate. In piena estate. Le zanzare che ti E con un bel faro che ti illumina. Oh, benissimo. Così, nel caso qualche zanzara non ti avesse notata, ti vede subito. La serata non c'è divertimento. Non c'è divertimento. Bene, io direi che possiamo iniziare. Allora, perché non giocare? Dai, iniziamo. Giochiamo. Quindi... Pubblico del Moscerino, se avete delle stime da fare, le potete fare. Se no, iniziamo con le chiamate da casa. Chiamate da casa. C'è già una prima chiamata, ci dicono dalla regia. Sì, una prima chiamata. Allora, ecco, buonasera, pronto? Buonasera, io volevo sapere quale tipo di riso c'è nel barattolone e se con detto riso è meglio farci un risotto ai funghi o un risotto alla pescatora. No, e chiedo a questo proposito un consiglio da parte vostra. No, allora, innanzitutto non è questa la domanda. Il riso è riso rosso integrale? No, ma almeno una stima, la poteva fare. La stima? Quanti chicchi di riso ci sono? Niente. Ma non era interessato. Vabbè, allora, andiamo alla prossima chiamata. Se c'è già qualcun altro, perché c'è tanta gente che sta chiamando. Marta. Ciao, Gioia cara. Ciao. La nonna ha fatto il risottino allo zafferano, quello giallo che ti piace tanto. Vieni subito a casa che si fredda, che ci metto il parmigiano, vieni. Questa non è mia nonna. Ma no, ma cosa è tua nonna? Ma non è mia nonna. Una stima, non mi manco la nonna, vabbè. Vabbè, qui tanto dal Moscerino stima nessuno ancora, non avete idea, vabbè. Anche i numeri con la virgola, cioè come vuole. Proviamo, c'è un'altra chiamata, pronto? Ciao, ciao, ni hao. Xiao Xiao Ban Xing Chong Jing
Guangdong, Fuzhou, Taipei, Xiaomi, Huawei, Shandong, Shaanxi, Shahuangxi, Xinjiang, Huihelong, Yangon, Ding dong dong, ding dong dong, ding dong, xiao shou chu, ha hu chao xiu xiu xiao liao liao. Xiao dong. Giuro di aver sentito Xiaomi ad un certo punto. No, ma non so se ha detto un numero. Ma un numero l'ha detto. Avrà detto un numero? Ha detto un numero. Comunque anche dalla Cina ci seguono. Ha dato okay. Numeri, se non altro. Dalla Cina ci seguono, mi fa piacere. Anche a me. Allora, c'è dicono, un'altra chiamata? C'è un'altra chiamata. Buonasera, mi sposo domenica. Sarei interessata al barattolone. Quanti sacchetti di riso si possono fare con questo barattolone? Se ne posso fare almeno una quarantina per gli invitati, allora lo prendo. Grazie, ciao. Quanti ce ne sono qui dentro? Samuel, però stai calmo, non è il modo migliore. Allora, calmati, infatti, per favore, calmati. Allora, io ho capito... Ma non capiscono niente! Ma che ti si vede la giugulare qua, tra un po' scoppia? Allora, io ho capito qual è il problema, che non abbiamo detto bene la domanda. Ah, è vero, sì. Cioè, non l'abbiamo ripetuta bene, non sanno cosa devono dire. Allora, andiamo avanti con un'altra chiamata, rifacciamo la domanda. Allora, la domanda è questa. Quanto riso c'è qua dentro? Quanto riso c'è? Dai, regia. Pronto? C'è una chiamata. Pronto? Pronto? Aspetta, ci ho messo un attimo. Vabbè. Samuel, stai calmo. Cos'è sta roba? Tienilo Marta, per piacere. Non è andato fondelli così, sì. Marta, veramente, siamo un programma di tutto rispetto. Sì, lo so, non è andata bene, riproveremo la prossima settimana, magari ci metteremo qualcos'altro dentro, non so cosa abbiamo sbagliato. I tortelli ci mettiamo. Che ne so, abbiamo sbagliato. Vabbè, comunque. Senti, vabbè, che dire, vabbè. Ci abbiamo provato. Ci si prova. Allora, al di là del quizzone, entriamo nel vivo della puntata. Invece facciamo salire con noi le super ospiti di questa sera. Ci sono Marta Borca, Simona Celenza della squadra di pallavolo Sport Inclusion. Marta, eccola qui. Ciao, benvenuti. Bene ragazzi. Simona. Prego. Sediamoci. Prego. Oh. Allora, prima domanda, quanti chicchi di riso c'erano nel barattolo? Almeno con loro, sì. Non so, niente. Sparate un numero, sì. Tanti. Non credo li abbiano contati neanche loro, quindi potreste dire. Allora, prima di iniziare l'intervista, vi facciamo vedere alcune immagini dei ragazzi durante l'allenamento che siamo andati a riprendere nella loro palestra dove si allenano. Allora, regia, 3, 2, 1, via! Eccoci ai campi sportivi comunali di Porte, Samuel, perché oggi siamo venuti a seguire un allenamento di pallavolo della squadra Sport Inclusion. Che sono vice campioni d'Italia. Ecco. E ci interessa molto vedere un po' come si allenano e come giocano. Noi adesso fra poco andiamo magari andiamo a fare una perlustrazione, esatto. Vedremo un po' gli allenamenti che ci sono fuori, ma anche quelli che fanno in palestra. Quindi direi seguiteci. Andiamo a vedere.
Allora, siamo qui con Claudio, partner, allenatore, giocatore della squadra Sport Inclusion, e ti rubiamo un attimino perché ci siamo intrufolati dentro un vostro allenamento. E come funziona? Come allora, questi ragazzi si stanno allenando? Sì, allora, noi qui abbiamo la squadra preagonistica che sta imparando i rudimenti della pallavolo. Sono una quindicina di ragazzi generalmente che in questo momento stanno facendo riscaldamento, poi proviamo a giocare a pallavolo. Quindi dopo ci regalerete un pezzetto di, sì, di partita? Ci proveremo. Va ci bene, proveremo. Allora noi vi seguiamo. Ok. Grazie Claudio. A te. Allora, noi vogliamo sapere subito un po' di cose da voi importanti. Sì, si parla perché... di pallavolo, siete parte di una squadra, avete due ruoli diversi, adesso ce li racconterete, però parliamo della Sport Inclusion, no? Tu hai anche la maglietta che possiamo vedere. Allora, che cos'è? Come nasce? Dove si trova questa squadra? Perché è una squadra anche speciale, no? Sotto certi punti di vista. Allora, Sport Inclusion è un progetto... un progetto che sogna in grande e coinvolge diverse persone, ragazzi e ragazze, che insieme hanno questa passione da pallavolo, e ragazzi speciali, quindi con difficoltà di diversi tipo, e partner, quindi quella che sono io, che giochiamo insieme, ci alleniamo due volte la settimana e facciamo delle partite insieme. Quanti siete? Perché comprende ci sono diverse squadre, penso, no? Ci sono diversi livelli, siete in tanti, da quello che mi hanno raccontato. Il numero preciso non lo so perché siamo veramente tanti, però c'è la squadra agonistica, una squadra non agonistica e un gruppo di ragazzi e ragazze che, diciamo, fanno ginnastica dolce. Esatto, una ginnastica propedeutica alla pallavolo. Quindi siamo tre gruppi di ragazzi del territorio, quindi del territorio pinerolese, la squadra agonistica è la squadra che si allena più arduamente, con un allenamento alla settimana agonistico a tutti gli effetti, quindi con gli esercizi e la tecnica della pallavolo, e insieme abbiamo partecipato a diverse partite e tornei, alcuni che lo scorso anno ne abbiamo creato uno, quindi abbiamo fatto il primo evento come Sport Inclusion invitando squadre diverse, perché ci sono squadre presenti sul territorio che fanno parte anche di Special Olympic, e quindi abbiamo fatto il primo evento Sport Inclusion in cui abbiamo fatto un torneo di una giornata, e poi abbiamo partecipato ai campionati italiani, ecco, sì, a Ravenna, e avete ottenuto un grandissimo risultato. Sì. Vogliamo, cioè, vantiamoci anche. Perché, vantiamoci, sì, vantiamoci, dai, diciamo, vantiamoci. Cioè, è una realtà del luogo qui vicino, quindi tra l'altro non abbiamo detto anche bene dove siete. Esatto, dove siete? Siete a Porte. A Porte. Quindi Porte contro squadre di Roma, Napoli, Torino anche. Grandi città italiane, Bergamo. Sì. Grandi città italiane, e siete arrivati secondi, siete vice campioni d'Italia, no? Secondi, se non erro. Su 12 squadre o 14. Comunque più o meno. Sì, è stata una bella sfida, perché comunque noi non siamo abituati a fare due giorni pieni di partite, quindi anche fisicamente per noi era, diciamo, impegnativo, però siamo molto contenti perché comunque è un bel risultato. Pensare che ci sono squadre che erano già 8-9 anni che partecipavano a quel torneo e noi era la prima volta, e quindi diciamo che la soddisfazione è
veramente tanto. Mi hanno raccontato che c'era la squadra di Napoli che vinceva da tantissimi anni. E voi siete riusciti a batterli, se non erro, sì. No, giusto? Sì. Siete poi arrivati in finale, avete perso la finale, però il secondo posto, essere vice campione d'Italia, è un grande onore. Ma qualcosa sulla maglia ve la metterete o potete mettervela come... Perché allora, beh, i vice campioni di solito non mettono nulla, però no, cioè, è un gagliardetto qualcosa, i campioni d'Italia di solito mettono lo scudetto. Però. No, però... ma infatti, perché... Però intanto abbiamo la coppa. Infatti. Quella, questa medaglia... Già fa quella comunque. Infatti. Però sì, ci potrebbe stare. Sì, secondo me è giusto. E quest'anno li rigiocherete? Sì, li rigiocheremo. Spero. Li rigiocheremo sicuramente, saranno di nuovo ad ottobre. E probabilmente, essendo la seconda esperienza, anche organizzativamente siamo più pronti. E ci prepareremo anche meglio. Però sì, è un'esperienza assolutamente da ripetere, perché è stata proprio bella. Cioè una bella realtà, una bella pallavolo, una pallavolo giocata, combattuta. Ci sono diverse figure professionali anche che lavorano al progetto, giusto? Sì. Di che tipo? Cioè nel senso, quanta gente c'è che appunto partecipa? Noi siamo sempre alla ricerca di persone nuove che vengono ad aiutarci come volontari, perché ci sono diverse figure. Nella squadra agonistica c'è un'allenatrice di pallavolo di una che è anche allenatrice di una squadra di squadre diverse del territorio, un altro allenatore che è anche un partner ed è anche un giocatore di pallavolo, poi ci siamo diversi educatori che giochiamo e o assistiamo nei vari allenamenti, e volontari di vario genere, quindi ragazzi, ultimamente stiamo collaborando con gli scout che vengono a darci una preziosissima mano. Abbiamo anche una fisioterapista. Una fisioterapista che appunto ci dà una mano sulle varie squadre, anche in caso ci sia bisogno dal punto di vista fisioterapico. Queste sono figure. Inclusion, penso appunto, lo dice il nome, ma è aperta, questa squadra è aperta in modo completo a chiunque voglia in qualche maniera entrarci, o c'è una selezione, perché per chi ci ascolta, no? Certo. Perché se magari sono interessati a fare questa esperienza particolare con voi, già il fatto di insomma aderire a una squadra che ha partecipato al campionato italiano, insomma, potrebbe stuzzicare parecchi, Sì, è aperta a tutti, e appunto essendoci anche diversi livelli, è questo proprio il bello, no? Il fatto che possa partecipare qualunque ragazzo con disabilità e non, o comunque con difficoltà, possa venire a giocare e a seconda del livello essere inserito in una delle realtà. Sì, certo. Quindi... Certo, sì. Che dire? Allora, noi poi guarderemo anche delle immagini di voi che vi allenate, quindi per conoscervi anche meglio, e poi continuiamo anche la nostra chiacchierata dopo. Dopo? Beh, okay. Adesso accomodatevi pure. Grazie. Oh, allora, siccome il primo quizzone non è andato proprio bene, poi lo struttureremo un po' meglio, no? Sì, ancora lì stai pensando. Lo so, ma mi è rimasto un po' qua. I chicchi di riso, sai, che non vanno giù. Sì, allora, io direi che a questo punto possiamo tentare un giochino, un pensaci test. Pensaci tu, Matteo. Un giochino giocone. Un giochino giocoso, bello, bravo. Buonasera a tutti. Come state? Bene, ottimo. Anch'io grazie per averlo chiesto. Dunque, il gioco di questa sera riprende delle vecchie glorie del passato. Sì. Questo gioco si chiama Indovina il Riff. Applausi per Indovina il Riff! Quanto è bello chiamare l'applauso, ragazzi. Quanto è bello tornare al passato. Una sensazione di... sì, ma guardarsi indietro, ma noi guardiamo sempre al passato con gli occhi del futuro. Applauso. Va bene. E la supercazzola l'abbiamo detta. Allora,
Dunque, si tratta, siamo ritornati al format delle tre canzoni, almeno per questa sera, ok? Perché è comunque un pochettino breve. Quindi io, senza indugio, andrei verso la prima, naturalmente, è solo un riff, ok? Quindi una piccola frasetta musicale che eseguiamo con la chitarra, molto caratteristica, specifica per quella canzone lì. A voi il compito di indovinarla, alzate la manina. Qua c'è il microfono. Sì, non sono difficili, d'accordo? Vai, vai, spara la prima. Vai, vai. Diciamolo al microfono. Benissimo. Benissimo. Ma attenzione, è il momento della seconda canzone. Vai. E anche questa seconda sigla. Anche questa, secondo me, è fattibile. Ok, sono serita. Ci sia qualcuno? C'è qualcuno, eccolo. What a lot of love dei Pink Floyd. Ma certo, sì. Ma certo. Molto bene. Bene, ragazzi. Bene. Ottimo. Devo dire. Fantastico. Una parte di me non pensava, ma vi avevo sottovalutato. Ma non lo dire, però. Vabbè. Avanti con la terza. Abbiamo la terza. È un bonus perché non ha un riff vero e proprio, però era a tema con la serata, ho detto, perché non la facciamo. Attenzione. Dai, su. Do un indizio. Vai. Se no, Cristina D'Avena. Vai. Sempre quelli dell'ultima fila che devo fare tutta sta ginocchia. Stasera un casino. Mille Sciro. Ma sì! Ma sì, era lei! Sciro, nella pallavolo. Mira e Sciro, nel cuore della pallavolo. Bravi! È quella! Bravi, eccoci! Sì, sì, era questo. Wow, che bravo! Che soddisfazione, signore e signori! Veramente, veramente. Fantastico. Quando si azzeccano così velocemente, fila tutto. Ecco, così mi piace. Così ti piace? Vabbè, non si può avere tu. La senti? Sì, lo sento. Lo senti nell'aria? Sì, sento. Questa vibrazione. La vibrazione, aspetta, senti. Matteo. Senti. E senti le molecole? Le molecole. Gli atomi. Sì. Di lui? Sì, dell'intelligenza suprema. Sì, colui che detiene tutto il sapere. L'onniscienza. Sì, colui che tutto sa, Colui che tutto collega. Il meglio che possa esistere. Il maestro di Piemontese. Ma voi due siete veramente. Ma questi due sono completamente andati. Maestro, è poco! È poco! Maestro! Ci scusiamo! Maestro, è poco! È poco! È troppo, è poco! Maestro! Vabbè. E la felicità di averla qua, vada! Io non ho parole. Vomiti tutta la sua scienza, vomiti! Senso figurato, professore. Avete già la segatura. No, ma... Allora, buonasera. Lei, buonasera. Piemontese. Facciamo finta che sia tutto normale. No? Sì. Allora, e niente, in buona sostanza anche con tu ma due bale, perché cosa devo raccontare sulla pallavolo in Piemonte? La pallavolo in Piemonte? La pallavolo in Piemonte è un fenomeno abbastanza recente, però non così recente come uno potrebbe pensare, nel senso che è stata inventata fino all'800 in America. Sì. E poi l'hanno portata a Torino negli anni 20-30 più o meno. E l'associazione sportiva che l'ha portata la chiamavo l'IMCA, che era questa associazione che praticamente aveva sede in via Magenta
a Torino, davanti alla chiesa di San Secondo. L'Imca. E praticamente questa associazione, c'erano tanti giovanotti, persone anche che poi magari fino ai 30, 40 anni si iscrivevano. E questa Imca era un'associazione mondiale, no? Che era nata in Inghilterra e poi aveva diffuso non solo la pallavolo, che la chiamavo il volleyball, ma anche il basketball, perché anche il basket, che anche a differenza della pallavolo, che diciamo balavol non si dice tanto in piemontese, mentre si la chiamavano proprio volleyball, perché veniva dall'Inghilterra, era una novità, la chiamavi col suo nome. E invece il pallacanestro hanno incominciato anche a chiamare a un certo punto la bala sesta. La bala sesta, è vero, certo. Cioè, pallacanestro, sesta è la cesta. Ecco. E comunque, vabbè, la bala sesta esiste, se no il basketball. Però basketball è già un po' difficile da dire, allora, la bala sesta. E niente, fatto sta che hanno incominciato anche a diffondere questo sport, che poi comunque ha fatto il suo boom dopo la guerra. Perché mentre il football, cioè il calcio, si è diffuso già prima della guerra molto ed si stava già diffondendo alla fine dell'Ottocento, la pallavolo è arrivata quasi 30 anni dopo, ecco, certo, quindi sì, c'è una bella differenza. E niente, fatto sta che questa associazione IMCA, e poi a Torino l'hanno poi chiusa già sotto il fascismo, perché non era un'associazione italiana. Ma Inca cosa voleva dire? Young Men Christian Association. In inglese YMCA. Abbiamo fatto tutto sto giro chiamandola Inca. Ma perché da noi come la chiamavano? Secondo te la leggevano YMCA? La chiamavano l'Imca. E c'erano tanti iscritti, signor Toras. Se voi andate su eBay, trovate ancora, c'è gente che vende le tessere degli iscritti dell'Imca di Torino, che sono cose di 80 anni fa praticamente, con le foto in bianco e nero, le firme così, scritto a macchina da scrivere, sembrano delle piccole carte d'identità, no? Ce l'hai andata a cercarle per saperle? Io ho cercato un po' di informazioni su questa cosa. Comprate no, perché insomma me ne faccio relativamente... Non colleziono queste cose, ma c'è chi le colleziona, immagino. Che non portarlo su alla tribunale, andiamo E niente, e poi cosa devo raccontare? Altro sulle bale? Sulle bale? Allora, diciamo una cosa sulla parola palla. Palla. Perché la parola palla in italiano è un po' come la parola panca, cioè esiste anche con la B, cioè c'è la panca e la banca, c'è la palla e la balla in italiano. Sì, non ci avevo mai pensato. Grazie. Non pensiero che proprio mi... Vabbè, pensateci che le cose sono... Queste sono cose belle da pensare. E poi... Pensateci sovente, perché... Sì, vi sentite tristi, pensate. Ma non l'avete mai aspettato un pullman, voi non sapete cosa fare, pensate queste cose. Allora, comunque, la parola in piemontese invece non c'è la doppia forma, c'è solo la banca e la bala. Infatti in piemontese la banca è sia la panchina sia la banca, sì. E la bala idem, è sia quella con cui giochi sia quella che racconti. Sì. E infatti oggi se un po' le raccontiamo, però come si dice, questa cosa è dovuta al Longobardo. Che è il Longobardo, in italiano si dice palla e si dice panca, sì, perché non è presa dal germanico normale come hanno fatto tutti, ma è presa dal Longobardo. E quindi l'italiano ha conservato la P del Longobardo, che il Longobardo era un tedesco un po' con gli steroidi, no? Sì. E quindi dicevano, dicevano la panca e la palla. Con la P. Cosa vi aspettavate? Non con la B, che è più dolce, sonora, no? Con la P, sorda. Ecco, esatto. Che è anche il motivo per cui, che ne so, Berg, che vuol dire montagna in tutte le lingue germaniche, diciamo, e in Longobardo lo dicevano con la P, e quindi c'è Superga, con la P, perché viene dal Longobardo, Superga, con la P. Che anche, vabbè, non so se si può fare pubblicità, per gli sportivi, le scarpe. Okay. Sì, l'abbiamo capito. Sì. E vabbè, sono di qua, sono per quelli che fanno pallavolo.
Abbiamo collegato anche quello. Bravo, ma io sapevo che ce l'avrebbe fatto. Vabbè, certo. E poi dove altre cose sulle balle. Altro nome. Quali altre balle possiamo raccontare? No, vabbè, ma no, è più che esaustivo. Vabbè, così, vabbè, veramente è stato fantastico. Ma devo dire, due brevi cenni. Ma certo, guarda. Non due è veramente balle. Il caso di fare tutto quel cine all'inizio. Non, è una cosa tremenda. Ma no, ma noi tremenda. Ci teniamo, ci teniamo. Ma io non ci tengo per niente, invece. Per piacere, per piacere, ve lo scongio. Va bene, poi, la prossima volta... Io guardo lì e dico, ma cosa stanno facendo? Ma perché? Ma lei si sottovaluta, maestro. No. È il nostro maestro. Grazie. Arrivederla, grazie. Stia bene, stia bene. Stia bene. Arrivederci. Arrivederci, questa gavina, casguerna, e mi raccomando, ne pelupine, arvezzene, arvezzene, questa gavina, questa gavina. Grazie, grazie, grazie. Grazie. Ma, cioè, ma guarda questo quando aspetta il pullman, che cosa va a pensare? Veramente, ma... ma mai capi, io ne aspetto, di pullman, di treni, ma mai arrivata a tanti ragionamenti di questo tipo. Su cosa concentrarsi, vedi, ma un po'. Noi concentriamoci adesso su una bella, sì, canzone, no? Ma Matteo, sì, ci canti una bella canzone, eh? Certo. Bella, proprio bella, bella, bella. Bella, bella, però... perché noi ce ne andiamo, però bella, cantala tu, Noi ce ne andiamo. Andiamo a fare un aperitivino, sì, due... un aperitivino. Poi ti portiamo due noccioline, due olivette. Tu, tu canta, 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 vai, vai. Ma che due, cavolo tre, state facendo? Dai, dai, dai. Senti, non abbiamo fatto... andando, non, sì, abbiamo neanche fatto cena, abbi pazienza, tu canta, capito, fai delle 4-5 finiamo per favore, fai di tutto, cioè, l'album dei Pinguini Tattici Nucleari, noi arriviamo, dai, vai, vai, tranquillo, vai tranquillo, vai, canta, vai, canta, vai, canta, vai, canta, vai, 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 canta, vai, vai, forza, bene, forza, forza. Allora, soli soletti, come rimaniamo così in intimità, se ci fosse un occhio di bue e potessimo spegnere tutto quanto sarebbe ancora più intimo, ma in ogni caso facciamo questa canzoncina qua. Questa canzone si chiama no, l'occhio di bue, non, niente. Si chiama Always. Supposed to do without you? Is it too late to pick the pieces up? Too soon to let them go? Do you feel damaged just like I do? Your face, it makes my body ache. Won't leave me alone, and this feels like drowning, troubles, sleeping, restless, dreaming. You're in my head. Just got scared. Away, away. I'd rather chalk up my bad decisions than just carry them
cracks won't fix and the scars won't fade away. I guess I should get used to this. Left side of my bed, an empty space. I remember we were strangers. So tell me, what's the difference between then and now? And this feels like drowning troubles, sleeping restless, dreaming. You're in my grazie a tutti e tutte. Pronto? 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 Qui è Eugenio Massari, il pasticcere migliore del mondo. Siete quelli del Mi Ritorni in Mente Show, giusto? Qualcuno risponde lì, oh! Sì, 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 siamo noi e che sono da solo sul palco, non succede spesso, non... Vi chiamo perché qui da me è arrivata una dei vostri che dice di essere scesa dal cielo con un palloncino. È una rompiballe pazzesca e dovete riprendervela. Vi pare che un cuoco di fama mondiale come me debba sopportare certe cose a 80 anni? Ero nel letto col mio pigiama preferito da puffo a leggere Heidi quando è arrivata lei, il mostro. Eccola, sentite la strega? Volete riprendervela, sì o no? Oh, qualcuno risponde lì in studio? Non è di nostra pertinenza. La bambina è una bambina libera. Noi non ne abbiamo. Ma che libera, libera! Io voglio essere un uomo libero, 80 anni, c'ho ancora qualche anno da vivere. Per carità. Eugenio, non te la prendere così, perché c'hai già una certa età e un attimo che poi è... Senti tu, piccolina, io solo perché hai 6 anni e mezzo non vuol dire che io non ti possa tritare nel tritatutto. Sei simpatico, però. Senti, cosa sei venuta a fare qui da me? Allora, io sono venuta da te perché volevo imparare a cucinare un dolce con il più bravo pasticcere al mondo. Ah, beh, se la mettiamo così, allora possiamo anche farlo. Lo sapevo. Cosa vuoi fare? Se la stanno gestendo. No, lo so. Dimmi tu. Facciamo la torta margherita, che ne dici? No, io mi chiamo Lucrezia. E allora facciamo la torta Lucrezia, che balle! Sì, la torta Lucrezia. Prendi 2 uova. Ok, Gino, ho preso tutta la gallina. Ma no, lascia stare la gallina! T'ho detto 2 uova! Ma me lo potevi dire prima, ormai l'ho spiumata tutta, no? Ma poverina, senza piume! Ma senti, no, non va bene, oh! E allora a freddo dici senza piume? E certo, è fredda! E allora la metto nel forno a 220 gradi così si scalda! Senti, lascia stare la mia gallina! Se prendi le uova e sbatti le uova! Ok! Puffete! Sbattute! Ma non contro il muro, ma senti, ma non è una cosa impossibile. Facciamo a meno delle uova a questo punto. Prendi 500 grammi di farina e mettila nella ciotola. Ne ho messo già 1 chilo. E
Ecco bene, diventerà un bel mattone questa torta. Ora prendi la bottiglia di rum, su il rum. Va bene. Il genio! Che c'è? Perché la bottiglia di rum è vuota? Forse perché sono un po' disperato, che ne dici? Lo sai che anche la mia mamma appena mi vede si attacca sempre alla bottiglia? E lo credo bene, ma appena normale direi. Guarda, senti, Lucrezia, guarda che laggiù, là c'è lo zucchero, su, prendi lo zucchero. Buono! 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 Cosa stai facendo? Ci sto mettendo dentro i piedini, tutti sudati, perché è molto rilassante. Bene, anche niente zucchero a questo punto, no? Facciamo meno dello zucchero. Senti, adesso tira fuori dal frigo il burro. Ah, quello l'avevo già tirato fuori, Ecco, ecco. Il burro l'ho messo sul tavolo, Ligino. Ecco, infatti c'è una bella pozza. Quanto tempo fa l'hai tirato fuori? È soltanto 2 orette fa. Ecco, appunto, niente burro, anche questo lo togliamo. Ora, dopo aver rinfrescato tutto, no? Ha rimescolato il nulla, ecco, perché non c'è nulla da rimescolare ormai. Inforniamo, metti la torta nel forno. Va bene. Allora aspetta che prima tolgo la gallina spennata dal forno e ci metto la torta. Ecco fatto. Ecco, brava, ecco la torta inesistente perché non ci sono ingredienti. Comunque, la senti un po', è un po' inesistente come il cavaliere di Calvino. Me lo leggi? No, ma che ti leggo? Senti, ora assaggiala e dimmi com'è. Buona! È la torta più buona che qualcuno abbia mai cucinato per me, Eugenio. Grazie. Ma mi stava cambiando la voce. Aspetta che la ripiglio. Ecco, sono commosso. In fondo sei una bambina dolcissima quando vuoi, ma proprio dolce e buona, Grazie, Gino. Comunque, guarda che è stato un piacere per me farti esercitare a fare la torta inesistente. Ora però, scusami perché devo andare a casa, che devo sfornare la mia cheesecake con ganache al fondente, glassa alla marena e frolla allo zenzero. Tu continua pure ad esercitarti con la torta margherita, non ti preoccupare. Ma va a cagare! Lasciatelo dire, va a cagare! Terminato l'impasse. Ma certo, un applauso. Ma buona. Oh, ma tutto bene. Ragazzi, senti, ti paghiamo fior di, ti paghiamo tantissimo. Okay. Avevi già smesso di suonare? Lei ha intrattenuti un po'. Ma siete stati 20 minuti fuori a fare aperitivo? Un pochino. Ci ha servito tardi. Hai fatto qualche canzoncina? Ha cantato un po'. È stato bravino, sì. Ma incredibile. Lo possiamo tenere? Grazie. Sì. Lo teniamo? Perché dopo quasi 50 puntate. Vabbè. Magari si poteva decidere prima, no? Questo è anche vero. Vabbè. Era un provino, dai, un provino. Senti, ma Marta, proprio perché vogliamo andare avanti, fare sempre più puntate, sempre più stagioni, ci servono soldi. D'altronde qua voi siete venuti a scrocco senza neanche pagare un biglietto. Siete degli scrocconi, incredibili. Allora, da qualche parte dobbiamo pur prenderli sti soldi, no? E quindi abbiamo degli sponsor che hanno fiducia in noi. È lo sponsor degli sponsor quest'anno veramente che ha battuto tutti, che ci dà tanti soldi, è la Birochina. La nostra super Biro. Quanto scrive tantissimo. Sì, 1 minuto e mezzo. Bene, va bene. Sufficiente, dai. Però basta. Bene. Però va bene. E allora celebriamo il nostro sponsor, vai con la pubblicità! La penna birochina è una penna che va china, è molto birichina. Scrive quello che vuole lei, vuoi scrivere una lettera d'amore? Lei ti manda un fax all'esattore, vuoi scrivere diciamo un testo in prosa? Lei scrive di sicuro un'altra cosa, la impugni con la destra, la impugni con la sinistra, la impugni con tutte e due le mani.
Baci piano, se no ti cala la vista. L'open birochina. Bene, bravi, bene. Grande, grande pubblico. Ottimo, ottimo. Che fatica per guadagnare un po' di soldi, eh. Come notate, la scenografia è sempre meglio tutte le volte. I nostri abiti, i costumi sono eccezionali. Il parrucco funziona. Sì, funziona benissimo. Cresce sempre di più. Ecco. Cresce e boh. Cambia colore. No, vabbè. Sbrizzola. Sì. Ma no, dai. È un parrucco iperrealistico. Tiratelo su, dai. Rispecchia l'età. Lasciami stare. Zitto, che se vuoi fare la 50ª puntata è meglio. Allora, io direi che è il momento di fare un collegamento lontano, di tornare veramente a sentire una nostra TikToker per eccellenza, la grandissima, che da tanto che non sentiamo. Ma tantissimo, la Germania non ci colleghiamo da una vita, no? Ma con lei abbiamo iniziato, con questa influencer fantastica. Stiamo parlando di Cazzarina. Regia, ce l'abbiamo in collegamento? Cazzarina, ci sei? Allo! Cazzarina! Piango! Guten Abend! Was für ein schönes Ding, wieder zusammen zu sein! Es ist so schön! Scusi, Cazzarina, un po' più piano perché ci siamo un po' arrugginiti nel frattempo. Oh my god, anche mio italiano, un po', come dici, arrugginito. Arrugginito? Ja, un bisschen. Purtroppo tanto tempo che non parlo italiano. Ma è per quello che l'abbiamo richiamata. Infatti, ecco. Adesso possiamo chiacchierare, non si abbatta così. Cazzarina, lei è un'influencer, so, forza. Claro che sì. Allora, puedo parlare? No. Oh no. My god. Ma cosa sta succedendo? Buona noce. Oh, ma Italia. Siamo in Italia. Buonasera, ya. Buonasera. Ecco. Allora, come va la vita lì? Come va, Cazzarina? Che succede? Muy. Ma che muy? Muy bien. Ragazzi, ma siete comprensivi? Molto bene. Andiamo sempre nel. Ya, perché siamo stati a Ibiza. Fuera muy bonito. Molto bello. Io e Klaus. Sì, Klaus, il fidanzato. Guardate, fidanzato. Ja, wir sind immer zusammen, ja. In einer Beziehung, ja. Siamo sempre in una relazione. Sì. Ja. State insieme. E por lo tanto tenemos muchas muchas oh gracias. Oh my god, no, das ist Spanisch. Nein, Spagna. Also, sì. Abbiamo fatto tante cose. Sì. Praticamente c'era también compleanno. Sì. Di meiner Oma, sagt man auf Italienisch. Mia abuela, mia. La nonna. La nonna. Mia nonna, ya! La nonna. Ja, gestern c'era praticamente compleanno di mia nonna. Sì, l'abbiamo già detto. Waltraud. E siamo andati in piccolo ristorante. Sì. Con Waltraud, mia nonna. Chi è il Waltraud? Waltraud! Ma certo, se era il compleanno è chiaro che della nonna. Waltraud ist meine Oma, è mia nonna! Sì, abbiamo capito. E Waltraud è femminile di Walter. Sì, ma. E praticamente ha fatto praticamente 80. 80. 7 anni. Sì. 87, oh mein Gott! 87, ha
fatto 87 anni. Ecco, sì, sì. Sull'800 non eravamo. Sì. 87. Ha fatto 87. Ok. Vabbè, complimenti. Sì. Complimenti. E c'era anche tutti... come si dice? Oh my God, Geschwister! Ok, Google, wie sagt man auf Italienisch Geschwister? Geschwister. Auf Italienisch sagt man fratelli e sorelle. Oh. Oh. Fratelli. Vedi, la es gab di fratelli e sorelle di mia nonna. Che hanno 90... 87 anni. No, più di lei. I fratelli e sorelle hanno più di lei. E anche... también menos. Auch weniger. Anche meno. Anche meno di lei. Algunos. C'è uno più grande, uno più piccolo. Uno minore e maggiore. Io e... hanno parlato di tanta storia, sì, tanta storia muy buena, e anche hanno parlato di tante cose di passato che di solito vecchi in Germania non parlano. È strano. È stato strano. Particolare, ma, strano. Ma è Klaus, in Klaus, come sta? Non passato. No. Ma pensa un po'. Ma c'era Klaus alla festa anche? Ja, ja. Io sono qui. È lì Klaus. Ja, Klaus, si fragano un dio. Hallo, guten Abend. Es gibt die Italienerinnen und Italiener. Hallo, guten Abend. Buenas noches. Ah, wir sind nicht in Italien, aber in Spanien gewesen. War so schön. Es gibt eine Insel, Ibiza genannt. So schön. Es gibt den Strand, viele andere Sachen, viele Hotels. Ci ha provato. Jugendherbergen. Sehr schön, wir waren mir und Katharina. Sì, magari... Alle zusammen im Urlaub. Sì, mamma mia. Ci ripassi Katharina. Fatti, si freuen um dir. Sì. Hallo. C'è stato un attimo un problema con la linea, Cazzarina, dobbiamo assolutamente salutarci. Ci risentiremo poi un'altra volta. Sia gut, muy bueno. Sì. Escuchamos. Escuchamos. Ci siamo scocciati a parecchio, Cazzarina, dobbiamo salutarci. Sì. Hasta luego. Sì. Auf Wiedersehen. Tschüss. Sì. Fa piacere. Che poi magari dei vecchi amici. Ma sì, infatti. No, bello. Dico, Klaus, sembrava ci stesse insultando, magari stava dicendo cose bellissime. Sì, ma stava dicendo che gli è piaciuta tantissimo la vacanza di Ibiza, era contentissimo. Vedi. No, è fantastico. La cosa dello spagnolo che ma vabbè, si riprenderà piano piano, dai. Sì, dai, è andata. Senti, bene, dai. Allora, noi riprendiamo la nostra intervista, sì. Che sì, dici? Dai. Magari sentiamo, indaghiamo ancora su due o tre cosette. Assolutamente sì, facciamo risalire sul palco Marta e Simona di Marta e Simona, eccole, venite. Allora, ancora due cosine che vogliamo sapere su di voi. Intanto abbiamo parlato, questa è la maglia ufficiale? Questa è quella di rappresentanza. Ecco, questa qui dietro, questa è la maglia ufficiale. Facciamola vedere. Questa è la nostra maglia. Sport Inclusion. Sport Inclusion, eccoli qua. Allora, voi oltretutto avete avuto un periodo un po' difficile, abbiamo saputo, la vostra squadra durante la pandemia, vissuto, sì. Poi dopo si è ripresa. Voi però siete arrivate nel momento della ripresa, giusto? Esatto. Quindi quali sono state le cose che vi hanno raccontato? Che... Ma in realtà all'inizio io c'ero. Ah, ok, tu c'eri. C'ero, eravamo un gruppo, non so, tantissimi eravamo, e boh, facevamo esercizi, proprio di pallavolo, un po' di tutto, e poi c'è stata la pandemia, e si è interrotto tutto. Poi ho perso un po' i contatti e quando sono ritornata c'era anche lei, quindi un pezzo ce lo siamo un po' persi.
Okay, però avete avuto la forza di risollevarvi. Ma io ho letto, non so se perché da un articolo che è comparso sull'Eco, anche che durante la pandemia, proprio per non rischiare di far cadere il gruppo, l'organizzazione, quello che stavate facendo, che era agli inizi, c'è stato addirittura il modo di continuare gli allenamenti, leggevo gli allenamenti anche in linea, cioè online, cioè con i collegamenti al computer. Sì, questi sono stati i racconti che, diciamo, Marco, che è il fondatore, diciamo, di questo progetto, Marco Tealdo, ci ha raccontato durante la pandemia. Hanno fatto qualche allenamento, sì, tramite il computer, e hanno trovato delle occasioni per andare a portare delle cose ai ragazzi nelle strutture e comunque mantenere il contatto per far sì che si capisse che il progetto avrebbe continuato ed era ancora in vita e voleva continuare. Sì, quindi per far sentire comunque la presenza, ecco, di questo, del progetto, certo. Anche se non si poteva effettivamente allenarsi insieme. Beh, però intanto è stato un modo per continuare il progetto e non lasciarlo morire, perché c'era questo rischio. Tante cose purtroppo sono morte, tra virgolette, durante la pandemia. Noi ne sappiamo anche qualcosa per quanto riguarda il teatro, che è stato difficilissimo. Quindi un progetto che stava nascendo come il vostro, penso che siete stati grandi a reggere, a tenere duro e a portarlo, a svilupparlo. Poi dopo, quando siete poi intervenute voi, comunque è ripartito, penso... difficoltà ce ne saranno di sicuro tante, sì, comunque, però. Però appunto il crederci, quello forse è quello che ci accomuna molto come realtà, e quindi il non lasciare, perché pensiamo proprio che sia importante questa parte sportiva, no? Questo dare l'importanza allo sport e al fatto che mentre si gioca è sicuramente unione, amicizia, ma anche impegno, no? Quindi il fatto di impegnarsi in una cosa importante. La costanza di tutti gli allenamenti, tutte le settimane. Tra l'altro c'è anche l'obiettivo, io leggevo, di che questo che possa essere portato alle Paralimpiadi anche. L'idea, cioè la volontà è che venga riconosciuto, perché ci sono tanti altri sport e questo invece è ancora in difficoltà. Sì, sicuramente è ancora un po' in difficoltà, nel senso che sta nascendo, quindi anche questa esperienza che abbiamo fatto a Ravenna, ci sono queste diverse realtà che insieme insomma comunicano e cercano di rendere il più possibile questo sport riconosciuto, perché forse è arrivato un po' dopo, no? C'è tutto un progetto sul calcio più attivo, invece noi, però sì, certo. Sicuramente l'obiettivo di ingrandirsi, di crescere, c'è. E questo è già un grande obiettivo per il futuro. Invece voi come squadra avete, cioè già essere vicecampione d'Italia è già una cosa grandissima, ma avete degli obiettivi futuri? Cioè avete già un pensiero? Campione d'Italia. questo ovviamente è scontato. Quali sono poi i pensieri, gli obiettivi per il futuro? Ma io spero che come squadra cresciamo sempre di più, che comunque l'inclusione è proprio anche quello, cioè di farci conoscere, che ci includono nella società, tutto quanto, quindi cioè, io ci credo proprio tanto a questa squadra e ci tengo particolarmente. Poi cioè, proprio tra noi è bello. Cioè, nel senso, siamo proprio squadra e questo è bello. Sì, sicuramente quello è un grande obiettivo, il fatto di migliorarci sempre di più, avere più possibilità, quindi fare più partite. I ragazzi sono migliorati tantissimo, lo vediamo tutti i giorni, tutti gli allenamenti e in ogni squadra, quindi anche questa... la possibilità per chi è nella squadra preagonistica di poter salire in quella agonistica e così via, quindi il miglioramento di ogni categoria. Tu Simone che ruolo giochi? Non un ruolo. Non è un ruolo? No, allora, noi facciamo, tutti fanno tutto. Ah ok, no, ma questa è interessante questa cosa, non avere un ruolo fisso, sì, giocare. Quindi giriamo in campo, tutti e sei, poi dipende un pochino dalle varie realtà dove abbiamo giocato, quindi lì cambiano le regole un pochino, però sì, ognuno fa un po' tutti i ruoli. Ecco. Ruolo preferito?
Non attaccare. Ricevere, sì. Okay. Adesso andiamo sulla domanda. Speriamo di non mettervi troppo in crisi. No, perché mettiamo sempre un po' in crisi tutti, ma tranquilla, no, Simona, tranquilla. No, però, è più la premessa. Che... La premessa è da terrore. È vero. Però noi chiediamo sempre, in conclusione, il vostro sogno. Il vostro sogno che può essere allacciato chiaramente al vostro progetto. Oppure no, oppure anche altro, non so, scegliete voi, siete libere di raccontarci il vostro sogno se avete voglia, Prego. Poi diventa tutto proprio mi passa subito la palla. sicuramente il sogno è quello di farci conoscere sempre di più, quindi legato a questo progetto, quindi che il territorio ci conosca, ci riconosca. E dare sempre più possibilità a chi è un pochino più ai margini di essere protagonista. Quindi questo è un po' il sogno. È davvero come essere in campo. Nel campo non si vedono le differenze, perché quando sei lì si gioca, quello è l'obiettivo, bisogna fare punto, bisogna mandare la palla dall'altra parte e cercare di fare punto. Quindi così anche... nella realtà, sì, molto bello. E adesso però Simona, te la ripasso. Simona, la palla è arrivata. Ce ne sono tre di passaggi. Ma io condivido tutto quello che ha detto, e che ripeto, come ho detto prima, io ci credo veramente tanto e spero che cresciamo sempre di più, non solo a livello agonistico, ma anche proprio, come dire, come realtà proprio. Infatti noi nel nostro piccolo, quando abbiamo saputo del vostro progetto, noi abbiamo un amico in comune, che è appunto Geppo, che è già venuto qui a raccontarci del pickleball nella prima puntata. E ci è piaciuto tanto il vostro progetto, che appunto nel nostro piccolo, per quello che possiamo fare, darvi un po' di risonanza, avevamo proprio voglia, no? E quindi appunto speriamo adesso poi anche con le immagini che andranno in onda, che racconteranno i vostri allenamenti, le vostre partite, di far conoscere la vostra realtà. Per quello che io all'inizio ho proprio chiesto, ma come si fa a entrare nel gruppo? Perché sì, se qualcuno vede, magari si allarga ancora di più. Già siete tanti, però, ma non lo so. Sì. Speriamo. Grazie. Poi vi facciamo un grandissimo in bocca al lupo per la riconquista del titolo, chissà che... E ci farete sapere. Speriamo. Perché lo scudetto sulla... esatto. Fatelo almeno per lui, perché sto scudetto lo porteremo veramente un po'. Per me adesso, addirittura è esagerata. Ricordate, mentre giocate, ricordate. Grazie tanto. Da una maglia gialla a un'altra. Sì, nel senso che cambia solo il materiale, ma il giallo rimane. Il giallo rimane perché lui si veste così perché vuole illuminarci, no? Lui vuole portare il sole ovunque. Il problema è che certe volte ci sono anche le nuvole, certo, quindi piove. O la pioggia. O la pioggia. Però noi speriamo di avere delle previsioni ottime oggi. Sì. Che dici? Speriamo, e quindi ci rifacciamo al miglior servizio meteorologico che possa esistere. Meteo3.net. Perché noi ci rifacciamo al meglio, il meglio, non guardate gli altri, guardate il nostro, sì. Riferitevi al nostro, vero Marco? Che certo. Guarda gli altri, però poi fa sue le previsioni. Ma no? Cosa dici? Che ma le previsioni quelle sono. Meteo3.net. Buonasera, cari amici di Meteo3.net, benvenuti alla previsione del tempo per questo fine settimana. Abbiamo nella regione Piemonte Valle d'Aosta... diciamo velature, cieli sereni, poco nuvolosi, cioè, allora, poiché come potete vedere non succede niente a parte questa nuvola che copre più o meno, fa un po' d'ombra fondamentalmente sulla zona, come potete vedere, di Saluzzo, Savigliano, Tarantasca e poco altro. Poi vabbè, la velatura che coinvolge, come potete vedere, la zona di Cerione, insomma, sulla Serra di Ivrea, ma insomma non succede niente. Allora io, per rendere le cose un po' più interessanti, ho proposto in redazione: o allarghiamo l'ambito delle previsioni oltre al Piemonte e la Val d'Aosta, ma mi hanno detto che non si può fare, quindi io non devo parlare per esempio della Provenza, non devo parlare del Vallese,
non devo parlare di nient'altro, devo parlare solo della regione. Quindi non possiamo allargare l'ambito di intervento. Ho proposto, parliamo, facciamo una rubrica al manacco, perché quando io ho finito di dire che ci sono le velature, poi non ho più niente da dire, in teoria avrei finito. E mi hanno detto no, niente al manacco, sembra una roba di mio nonno, va bene, allora non facciamo neanche l'almanacco. Cosa facciamo? Consigli di civici. No, consigli, perché altrimenti facciamo direttamente le previsioni del traffico e cambiamo l'argomento. Allora, non, sì, praticamente non possiamo cambiare argomento, diamo dei consigli civici. Allora, siccome non sta più piovendo dopo che ha piovuto, abbiamo detto... Facciamo un messaggio affinché la gente non sprechi l'acqua, non si spreca l'acqua. Poi sinceramente io ho qualche riserva a questo riguardo, nel senso che io faccio l'acqua da vasca da bagno, la riempio tutta, faccio le bolle eccetera, ci metto il sapone, ecco, poi la vuoto, ho sprecato 100 litri, insomma più o meno. Diciamo che li ho pompati fino alla mia vasca da bagno e adesso vanno al depuratore di Settimo, dove verranno depurati per decantazione da tutti i saponi che c'è lì dentro, eccetera, eccetera, i filtraggi successivi, e poi la campo un tempo. Ma allora io mi chiedo, non è che l'acqua io l'ho consumata, non è che lavandomici dentro l'ho fatta sparire, l'ho semplicemente fatta passare nella vasca dove mi sono lavato, dopodiché... l'ho fatta andare più a valle e poi comunque la si può ripompare più a monte, che quello è un consumo energetico, ma tutto sommato può anche solo per caduta. Cioè, ma allora scusatemi un attimo, se io spreco l'acqua usandola, allora cos'è? Il Po è un rubinetto aperto? Perché io questa cosa l'ho sempre chiesta. Per quel che mi riguarda, io non sto sprecando acqua quando la uso, semplicemente devio il suo ciclo affinché mi serva a me per quell'istante, dopodiché il ciclo continua ed è un ciclo abbastanza chiuso, almeno che l'acqua non si disperda nello spazio. Quindi, insomma, questo era un mio appunto, di cui comunque ci sono i paper, perché con peer review pubblicati su Nature e anche su tanti altri bei riviste. Quindi io non so perché certa gente va a fare la promozione contro lo spreco. Certamente ricordatevi di non sprecarla, però ricordatevi che non ha neanche tutto questo senso parlare in questi termini e quindi non si sa bene cosa stiamo dicendo. Comunque non sprecate l'acqua, perché gli serve agli altri, ecco, più che altro è questo. Non pompatene troppo voi, perché sennò poi il contadino non rimane a corto dalla falda da dove voleva prenderla. Buon, polemica chiusa, le velature, scaricate l'app, dovete scaricare l'app, perché anche sull'app vi arrivano i consigli civici della redazione, quindi non sprecate l'acqua, attenzione all'allerta meteo, allerta arancione, arancione rafforzato e così via, e guardate dall'app che dovete scaricare, quindi mi raccomando, è buon, questo è quanto. Vedeci, buonasera cari amici. Beh, adesso è tutto più chiaro, no? Penso che potrete organizzarvi anche per il weekend. Permesso! Sapete... Posso? No, chi è? Posso entrare? Permesso! Non è possibile! Oddio, non è possibile! Il mio psicologo preferito! Non sono uno psicologo, no! Come allora. Non sei uno psicologo? Lo sanno tutti che sei lo psicologo, no. Tu? Non sono uno psicologo! Sì, sì. Che sei lo psicologo, sì. Sei il mio psicologo, un anno che non ci vediamo! È stato bellissimo! Allora, senti, signorina Travaglini, da dove è entrata? È ritornata? Di lì, dalla porta, mamma mia, quanta gente!
Ma questa sì, sala d'attesa sembra tutti così ammassati. Sì, tutti ammassati. Ma non, allora, questa non è una sala d'attesa, qui non siamo dallo psicologo. Sì, siamo dallo psicologo. Siamo in uno studio televisivo, le camere, il pubblico, le luci, vede, vede. Allora, io questa cosa di andare dallo psicologo l'ho accettata, ok? Non è che deve far finta che siamo in uno studio televisivo, così io non sento questa pressione. No, ci ha messo pure tutti i tirocinanti di psicologia lì accanto alle camere. Ma no, sono tecnici, sono esperti, sono professionisti. Ma lavorano, se non sanno manco mettere a fuoco. Ma non è vero, ma sono bravi, senti, non tocchi i nostri tecnici, per favore. Senta, e qua, guarda quanta gente. No, ma quanta gente, niente. Se, allora, signorina Travaglini, lei deve, allora, se vuole, può, allora, vada a sedersi nel pubblico. Vada nel pubblico, dai, vada nel pubblico. No, nel pubblico. Vada nel pubblico. No, per carità. Vada nel pubblico. Nel pubblico, per carità, no. Cioè, io basta pubblico, sono più nel privato, veramente. No, allora, ma no. Pubblico, no, ma no. C'è una lista d'attesa che non finisce più e non prendi mai appuntamento. Io chiamo privato, prendo appuntamento qua dal dottore, eccomi qua da lei. Anzi, scusate se vi sono passata davanti, ma perché è proprio un periodo nero questo, No, veramente, proprio un brutto periodo. Allora ho detto, vado prima io, poi andate voi. Ma è un periodo nero, allora, è tornata qua perché è un periodo nero, sì. Sì, chi cosa sta facendo, per favore? Brutto. È un periodo brutto. Brutto. Allora, senta, le dedico un minuto. Ecco, stia calma, dedico un minuto. Ci racconti, che cos'è che non va? Che cos'è? C'è qualcosa che non va di brutto proprio? Parliamo della, non so, la famiglia, c'è qualcosa che non va in famiglia? La famiglia no, tutto bene, la famiglia andiamo d'accordo, abbiamo fatto le vacanze insieme, adesso andiamo in vacanza insieme, tutti, c'è armonia, vado d'accordo sia con mio marito, mio figli, fratelli, tutto bene, la famiglia tutto bene. Tutto sì. Bene, sì, il marito, poi tutto fidanzati, bene. Tutto bene, sì. Va bene, ok, tutto bene. Allora il lavoro non va? No, il lavoro tutto bene, carino. Tutto bene il lavoro. Sì, i colleghi sono simpaticissimi, il capo pure, mi ha dato pure un aumento, adesso poi farò le ferie. No, un bel ambiente, sì, no, allora, bello, lavoro, sì, lavoro, carino, lavoro, il lavoro bene. Bello, sono soddisfatta, bello. Allora, l'amore va male, allora. L'amore è benissimo. Vabbè, benissimo. Col marito tutto bene, con l'amante tutto bene, marito amante benissimo. In questo periodo si vedono, si frequentano, fanno un sacco di attività insieme, vanno a giocare a pallavolo nella stessa squadra. Bellissimo, sì. Okay. No, veramente. E la salute va male. La salute è perfetta, cioè sono stata in ospedale, ho fatto tutti gli esami, tutti qua, tutti bene, tutti, mi hanno fatto pure la gastroscopia e la colonscopia in una volta solo, e bene, hanno detto proprio fantastico. Oddio. Ho fatto la fecondazione assistita, no, tutto fatto. Allora, se va tutto bene, perché è venuta qua? Allora, c'ha una vita perfetta, tutti vorrebbero la sua vita, E che noia! È una noia così, non si può stare così senza neanche un problemino di cui lamentarsi, una cosetta che racconti all'amica piangendo, niente, ci sento un vuoto in questo periodo, non c'è niente di cui lamentarsi, veramente io sono svuotata. Io sono svuotato. Allora, senta, lei deve trovare qualcosa che non va? Sì. Glielo trovo io. Che c'è? Perché mi guarda così? Ferma! Che ho fatto? Ferma! Che ho fatto? Un mato. Un capello bianco. Cioè lei ha trovato nella mia testa un capello bianco? Capello. Non è un pelo del cane, no? No. È un capello bianco. A me un capello bianco. A me. Cioè, a voi va bene, sì, ma a me. Grazie perché lei mi ha dato veramente un motivo per cui piangere, per cui essere triste, per tornare a soffrire e quindi essere finalmente di nuovo felice. Bene. Grazie. Oh, grazie. Vada. Ma perché? Perché dobbiamo sempre lamentarci di tutto? Bisogna sempre trovare delle cosucce che non vanno, quando la nostra vita tutto sommato viaggia e va bene, no? Perché? Perché bisogna attaccarsi alle quisquiglie, eh? Perché? Dovete essere soddisfatti, contenti di quello che avete. Boh, basta! Che c'è? Non sta bene.
Ma è... non lo so, mi ha fatto pensare questa seduta. Hai lacrimoni agli occhi. Hai lacrimoni agli occhi. Che è successo? Ti ha fatto del male? Che gli hai detto? No, niente, non vi preoccupate. Sono un pochino emotivo. Senta, niente, stai ferma? No. Il tuo primo capello bianco. Ragazzi, ma è una notizia meravigliosa. Oh sì. Finalmente. Bravo. Non sono più cresciuto. Non ero più scambiato per un quindicenne. Bravo il nostro Matteo. Bravo Matteo, bravo. E vabbè. Si è fatto uomo. Si è fatto uomo. Bene. Senti, noi invece si è fatta una certa qua. Si è allora, fatta una certa, tardi, devi andare. Tardi, dobbiamo andare. Torna alla tua postazione qua. Dobbiamo salutare Marta. Dobbiamo salutare tutti. E ringraziare subito intanto il Teatro del Moscerino, tutti qua che siete venuti. Grazie. Grazie. Grazie pubblico. Il pubblico da casa. Grazie. Eccolo! Grazie! Grazie a tutti! Il grandissimo Simone! Tanti ruoli, tanti personaggi! E poi? Le nostre super ospiti, Marta e Simona, venite! Marta e Simona! RBE. Tutti voi, grazie mille. Samuele Benecci, Mattia Stesano, Francesco, grazie. Poi Michele Comba, Matteo Crespo, adesso ne possiamo elencare tutti, ma siete tutti qui nel cuore. E quindi? Io direi tanto, seguiteci tutti i giorni dalle 5, dalle 17 alle 19, io dico sempre 5-7 perché mi piace di più, del pomeriggio chiaramente, in non radio. Non ho capito niente, non so neanche io quando mi devo presentare domani al lavoro, dalle 17 alle 19. Dalle 17 alle 19, ho detto, okay. Dalle 5 alle 7 del pomeriggio. Giusto. Su RBE, in radio. Su RBE in radio, seguite lo show tutti i giovedì sera alle ore 21 sul canale 87 oppure in streaming sul sito di Radio RBE e le puntate che vi siete persi sono tutte presenti su YouTube. Che dire? Ci vediamo alla prossima puntata. Eh sì. Il prossimo giovedì, eh? Eh sì. E a questo punto, sigla! È stato divertente giocare in allegria. C'è un solo inconveniente che il tempo vola via. Addio, addio, amici, addio. Noi ci dobbiamo lasciare, ma ehi, io dico che è ok, io non vedo l'ora di tornare, voglio ritornare. Addio, addio, amici, addio, venite giovedì da noi, con mi ritorni in mente su RBE, torneremo per giocare con voi, qui con voi, qui con noi. Buonanotte! Buonanotte, amiche e amici! Oh Marta, sai qual è la differenza tra una porta, una valigia e la famiglia?